imposta la curva, sicuramente in un modo sbagliato, ma va sullo stesso. L'importante è divertirsi. Esatto, salutare, divertirsi e soprattutto non cadere. Questi cambi di traiettoria fantastici. Mamma mia, sarebbe da scendere e salire tutto il giorno. Esatto. Pensa a quelli che abitano qua vicino, che bello. Te l'ho detto, bisogna comprare casa a St. Moritz. Oddio, St. Moritz mi piace troppo. Come dire che possiamo permettercela. Sì, appunto. Pareggino fatto, via che si va. Ma cos'è questo, un punto panoramico? Ah, una diga. Wow. Ma che bello, ma è questo è il lago che c'è prima di arrivare allo Julier, se non sbaglio. Ah. Allo Julier ci mangiamo un paninetto? Sì. E l'altro ce lo mangiamo all'Albula, perché ho veramente tanta fame. E la piega, guarda chi è, comunque le strade svizzera con i nostri limiti sarebbe top. Ah, attenzione semaforo. Ah, è passato col rosso, ti ho visto italiano che sei passato col rosso, sempre a farci riconoscere. Madonna quanta polvere. Tra l'altro qua prima che diventa verde, che caldazza al sole. 26,8. Tac. In realtà qua diventa arancione, non verde. Enduro per loro? Adesso puliamo un po' la gomma prima di... Che bei colori comunque. Sì. Posso non riprendere un po' a spingere? Lamborghini Urus. Non l'ho mica vista. Eh sì, era il SUV della Lambo. Comunque l'hanno fatta tutta con le curve paraboliche, la strada che va allo Julier. A partire da giù il paese praticamente. Cioè guarda che curve ha fatto. Questa è una curva veramente da MotoGP. Questa si potrebbe fare a 200 all'ora tranquillamente. Sì. Cioè, essere capace di andare. Ah. Ah, bivio. Ecco, questo è il paese prima dello Julier Pass. Quindi direi che cambia le batterie qua. Anzi, qua almeno non dobbiamo neanche tagliare la strada. Tac, Julier Pass, Öffen. Questa no, però, perché è nuova. Ma quella l'abbiamo appena accesa, 7 minuti di registrazione. Moments later. Ok. Comunque sto c***o di coso qua mi rompe il c***o da questa parte. Anche a me. Ci sei? Andiamo. Bivio zone 30. Ma ci sta perché c'è una bella strettoia qua. La strada per arrivare fin qui, nonostante fosse tutta, diciamo, pseudo-statale, veramente tanto bella. Fine zone 30. Fine zone 50. Inizio del divertimento. E qua inizia veramente lo Julier Pass, che è uno dei passi più belli da fotografare col drone e anche uno dei passi più belli da fare in moto, che ha delle curve che sembrano disegnate apposta per essere fatte in moto. Porco cane! Un uccello? Mica, mi stava investendo. Cioè, lo stavo investendo io, però mi raccomando non lesiniamo i sorpassi che su questa strada qua meritano. E si mette dietro Lady KTM, la sua posizione preferita. Ahah.
adesso Lady KTM gommata anche lei, sia anteriore che posteriore, Dunlop Sport Smart TT. Ah, la schiena. E diamo ufficialmente il via allo Juller Pass. Oh, dov'è? Che mica ci sono i radar qua. Ma è 80 il limite, Luna. Ah, ok. Io non ho ancora capito dov'è che si mettono. Curvone. Curvone parabolico, attenzione. Feeling con le Dunlop. Fino adesso è tutto bene. Non mi è ancora scappata una volta. Comunque queste curve le fai in terza. Oh, ma quanto è bello lo Juller. Mamma mia, è bellissimo. Vedo che hai capito il concetto di farmi superare nei tornanti. L'hai preso bene, devo dire. Se ti muovi, cioè boh. Come faccio a superarti in curva se la fai alla mia stessa velocità? Abbia la stessa moto? Se ti muovi, boh. Hello? Stessa moto. La tua va di più, però. Guarda le mucche, che belle. Non oggi, che è catalizzata. Mucche, mucche. Questo furgoncino qua mi puzza. No, gita scolastica. Quello era il primo tratto di tornanti ad esse. Adesso c'è un pezzettino di rettilineo. E si rimette dietro di lei in piega. Imposta la curva? Sicuramente in modo sbagliato, ma va sullo stesso. L'importante è divertirsi. Esatto, salutare, divertirsi e soprattutto non cadere. Cambi di traiettoria fantastici. Mamma mia, sarebbe da scendere e salire tutto il giorno. Esatto. Pensa a quelli che abitano qua vicino, che bello. Te l'ho detto, bisogna comprare casa a St. Moritz. Oddio, St. Moritz mi piace troppo. Come dire che possiamo permettercela. Sì, appunto. Con le ultime curve rovinate dall'onda CHR. Esatto. Arriva qualcuno? No. Nessuno, 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 nessuno. Proprio nessuno, ma proprio per anche altri chilometri, chilometri, chilometri. Ho superato e mi accingo a raggiungerti. Curva! Mucche! Merda! La pennella, attenzione!
dove stiamo già qua? Ci fermiamo qua a sinistra? Troppa gente, no? No, vabbè, dai, ci mettiamo dove c'è la fermata del pullman, così ci mangiamo il nostro panino. Ma no, ma non c'è neanche... No, che schifo, non posso neanche sedermi. Siamo arrivati in cima allo Julier Pass, c'è questa specie di cosa dove ci fanno i concerti. Luna Colombo si è appena esibita in uno dei suoi pezzi forti, La Lamentela. Pochi motociclisti. E Luna, mi spieghi dove cazzo vuoi sederti? No, là, tipo, dove c'è la rientranza. È una strada quella. Vabbè, almeno non c'è nessuno. Ah, va bene, ok. E poi posso andare dietro. Va bene. Ah, non ti puoi neanche passare, vabbè, io passo lo stesso. Vai un po' più avanti. Ma non puoi, ma guarda quanto è grande la strada. Ma porca la... Almeno non sono in mezzo, no? Ma per cosa? Se la strada è chiusa? Mamma mia, ti ha bruciato il culo andare un po' più avanti? Non è che mi brucia il culo, è che vedo quanto è grande lo spiazzale e mi devi proprio venire a 2 centimetri. Almeno non sono in mezzo ai Ma è di cosa che è chiusa la strada? Mamma mia. Bene fans, dopo questa querelle con Luna, sto spegnendo la Insta360. Adesso ci mangiamo un bel paninazzo e Luna va a fare la pipì dietro al masso. Esatto. Sono indeciso tra fare un volino col drone qua e tenere le batterie. Probabilmente lo farò anche qua perché è veramente tanto bello. E quindi magari un piccolo video lo facciamo anche qui. Pausa pranzo con vista. Che vista?